Grazie a tutti. Grazie Francesco, bravissimo. Senatrice, sono portavoce, sono una di voi, fino a un anno fa ero con voi a fare i banchetti, ora vengo sempre volentieri a incontrare le persone del luogo, a ascoltare le richieste, le istanze. Fino a poco fa mi hanno fatto una domanda sugli esodati, ho detto aspetta che mi informo con la commissione lavoro e sto aspettando risposta. Io sono in commissione bilancio al Senato e in commissione adolescenza, infanzia e adolescenza, dove diciamo che finora in questa commissione bicamerale l'unica cosa che facciamo è audire delle persone che si occupano di infanzia, ma nel concreto la cosa più importante è stata quella di assegnare la poltrona alla Brambilla che si è scannata per un paio di mesi con la Mussolini perché dovevano contendersi il posto. In effetti in Parlamento quello che vediamo, la cosa principale per loro è quella di assegnare le poltrone, quella di trovare il consenso politico, chi porta più voti, perché senza le promesse false e fasulle, ultimo esempio quello degli 80 euro, senza le promesse di posti di lavoro, considerate che la partecipata che si occupa dei rifiuti a Roma dal 2005 al 2008 ha aumentato i dipendenti di 4.500 unità. Quindi questo cosa significa? Che qualsiasi azienda privata fallirebbe se gestita in questo modo sconsiderato. Però l'altra faccia della medaglia qual è? Perdere consenso, perché ognuna di queste 4.500 persone avrà portato i suoi 5, 10, 20 voti che servono al Partito Democratico o all'altro, il Partito Unico oramai, Forza Italia, ormai sono tutti una cosa, per arrivare, per rimanere nelle stanze del potere. In effetti io al Senato sono con gli anziani, e ogni giorno mi devo confrontare con Gasparri che è uno tra i più giovani e più incapaci perché presiede l'aula del Senato in una maniera indegna e indecorosa, però c'ho anche, avevo Andreotti, fino a poco tempo fa c'era il sedile, lo scranno col nome di Andreotti, poi è venuto a mancare, c'era Colombo che nel frattempo anche purtroppo è venuto a mancare, Abbado, eletto senatore a vita, questi senatori a vita che vengono solamente quando c'è da dare il voto al PD, quando stanno per, capiscono che sono sull'orlo del rasoio, allora li chiamano a votare, finalmente li abbiamo fatto eliminare la diaria a questi signori, perché non vedo perché io debba pagare delle persone perché votino per il partito della concorrenza. Abbiamo Tremonti, ex ministro, c'è Monti, poverino, che è sempre ingessato lì sul suo sedile, Monti devo dire che partecipa abbastanza. E poi ci sono i fantasmi, c'è Ghedini che veniva prima solo in funzione dell'accompagnamento di Berlusconi, perché è venuto solamente quando c'era Berlusconi, da quando Berlusconi ci ha abbandonato, ahimè, Ghedini non si è visto più. Ebbene, con queste persone che sono gentilissime, ti incontrano, ti salutano, eccetera, ci guardano però sempre un po' in cagnesco, perché il Movimento 5 Stelle all'interno del Parlamento è una vera minaccia, perché loro stanno cercando di capire quali sono le nostre modalità che fanno sì che le persone abbiano fiducia in noi. Non capiscono però che la differenza sostanziale tra il Movimento e i partiti è quella che noi siamo delle persone oneste, e certifichiamo la nostra onestà esibendo i nostri certificati penali e abbiamo nel regolamento che appena uno dovesse avere qualsiasi pecca, qualsiasi problema con la giustizia, lui dal giorno dopo è fuori dal Parlamento, perché noi vogliamo che il Parlamento sia, tutti i parlamenti, tutte le istituzioni dovrebbero essere un esempio per i cittadini. Noi facciamo le leggi e per primi dobbiamo rispettarle, e invece lì si cerca di fare le leggi proprio perché loro non le rispettino e nessuno li persegue, questo è il problema. Cioè ogni giorno a noi arriva notizia che Formigoni è stato indagato e quell'altro ha ricevuto un'indagine per peculato. Diciamo che più del 50% di queste persone hanno problemi con la giustizia, ma quasi quasi è rientrato nella normalità delle cose. Ebbene, noi non ci stanchiamo, noi facciamo le lotte anche per i pianisti, perché ormai lì si era consolidata una procedura per cui metà venivano e metà erano assenti, ma c'era l'amico, il compagno di banco che votava per loro. Li abbiamo scoperti, abbiamo fatto dei video che abbiamo fatto circolare su internet dove usano le palline di carta per tenere il tasto dell'astensione sempre premuto,
quando sono assenti. Ebbene, questa è frode fiscale e loro la vogliono fare passare come una cosa normale. Dice, ma se l'amico che magari è un po' anziano e gli scappa di andare in bagno, perché non lo devo favorire e votare per lui? Voi credete di essere all'asilo e quindi ci prendono in giro. Bene, questo non è un paese che può essere governato in questo modo. E allora è per questo che noi diciamo che devono andare tutti a casa, perché non stanno facendo nulla per le persone, per la gente comune. Questo è un momento di attività molto intensa. Abbiamo attualmente il decreto lavoro in atto, non so se avete sentito il nuovo ministro Poletti. Anziché andare a cercare di aiutare le aziende per assumere le persone a tempo indeterminato, così che i lavoratori possano avere la possibilità di andare a chiedere un prestito in banca, iniziare un'attività, vivere in maniera dignitosa, ebbene lui sta legalizzando il precariato, dà la possibilità fino a 36 mesi di lasciare questa gente sempre sul chi va là, domani forse mi licenzia, quindi devo lavorare, non devo lavorare, come mi devo comportare, si è sempre sotto ricatto. Ebbene, questo sta diventando una norma nazionale. Poi abbiamo il decreto IRPEF, quello che stabilisce gli 80 euro da dove devono essere presi. Ebbene, gli 80 euro intanto non sono 80 euro, ma sono 640 euro all'anno, quindi divisi per mese alla fine sono 53 euro a persona. Ma poi perché hanno scelto un range di persone che ha il reddito fino a 26.000 euro, da 8.000 a 26.000 euro? Perché non si sono inseriti i pensionati, gli incapienti? Ebbene, abbiamo fatto uno studio che mentre questi 80 euro andranno in mano a favorire 10 milioni di italiani, se li avessero dati agli incapienti sarebbero stati 5 milioni di italiani. E così significa che si sarebbero dimezzati i voti, perché è chiaro che questo è un tentativo di creare consenso e di ottenere voti proprio per le prossime elezioni europee. E allora noi questo siamo lì a denunciare. È chiaro che, come diceva Ciccio Duva, noi di proposte ne abbiamo fatte tantissime. Io per esempio ho presentato la proposta per ridurre i costi della politica. Abbiamo sempre detto che la politica si può fare con poco. E allora come posso vivere io con 5.000 euro lordi al mese, che mi sembra uno stipendio più che dignitoso? Non vedo perché non lo possano fare loro. Noi cosa abbiamo detto? Mettiamo questi soldi a favore delle microimprese, perché l'economia italiana sta andando a rotoli. Perché non c'è nessun aiuto per queste microimprese, imprese familiari, piccole aziende agricole. Assolutamente, si è pensato sempre ai grandi colossi, si è pensato sempre alla Fiat, si è pensato sempre all'Italia e nessuno si è mai posto il problema di andare incontro a queste piccole imprese. E allora abbiamo detto, creiamo un fondo per queste piccole e medie imprese. L'abbiamo creato, abbiamo ottenuto di versare le nostre eccedenze, abbiamo chiesto a tutti gli altri colleghi degli altri partiti di dare un segnale agli italiani, di dare l'esempio, di dire noi siamo vicini a voi, condividiamo con voi questa crisi, siccome perniamo di più vi aiutiamo. Ebbene, nessuno ha risposto. Tutte le volte che abbiamo portato in commissione una proposta di abbassare le pensioni d'oro, di abbassare gli stipendi di questi signori, di abbassare gli stipendi di gente che è l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, che prendeva 850.000 euro all'anno, ha detto guai a voi se mi abbassate lo stipendio me ne vado. E allora che cosa hanno fatto? Anziché mandarlo via a calci nel sedere, gli hanno dato un posto che frutta 1 milione l'anno, perché ora è passato a Leni Scaroni ci ha detto che guadagna tanto e diceva sì, però io prendo di meno degli amministratori delegati della Germania. Quindi quasi quasi in audizione il signor Scaroni, indagato anche lui, si lamentava che prendeva un po' troppo poco. E allora io dico che noi dobbiamo, un'altra proposta che abbiamo fatto a favore delle microimprese è stata quella di proporre di eliminare l'IRAP per le aziende fino a 5 dipendenti. Non è una cosa dell'altro mondo, l'IRAP è una tassa ingiusta che si paga, più si assume più si paga. E allora abbiamo detto diamo un aiuto a queste aziende che per ora hanno delle minori entrate, si sono abbassati i fatturati eccetera. Ah no, non è possibile, costa troppo. Però quando diciamo di mettere il tetto a questi stipendi da folli, nessuno lo vota. Dicono sì avete ragione, però magari aspettiamo il prossimo provvedimento, c'è sempre un altro momento in cui si devono fare le cose. E allora
noi ci stiamo impegnando al massimo e siamo veramente sempre più convinti che il nostro modo di operare, il nostro modo di fare le proposte per metterle in pratica veramente per andare a favore dei cittadini è l'unico modo giusto. E però finché ci sono queste persone dentro al Parlamento che pensano che rubare sia legale solo quando riguarda loro e poi magari con Equitalia permettono che un imprenditore al giorno si suicidi, in quel caso non possiamo assolutamente continuare ad andare avanti su questo piano. E allora ci siamo resi conto per esempio che l'agricoltura dipende moltissimo dall'Europa, ma anche tanti settori. L'Europa ormai fa le direttive e i paesi membri dell'Unione Europea devono adeguarsi, quindi essere in Europa significa portare avanti le istanze del nostro territorio, perché se una legge viene fatta in Europa a favore per esempio della Scandinavia, che è molto diversa sia per motivi climatici sia per motivi di cultura, la popolazione non è numerosa come la nostra, è bene che qualcuno di noi vada lì e dica: no, da noi l'esigenza è diversa rispetto alla vostra, dobbiamo una mediazione, dobbiamo fare delle leggi che vadano bene per tutti, non che agevolino solo la Germania o solo l'Olanda o solo i paesi ricchi. E allora abbiamo scelto, come sapete, online gli 8 candidati che dovranno andare alle europee per il Collegio Sicilia e Sardegna. Sono persone tutte valide, conoscono le lingue e conoscono bene il movimento, perché la cosa principale è quella di capire questa mentalità. Noi siamo una rivoluzione culturale oltre che essere dei politici, e questo è fondamentale quando si affrontano i problemi. Quali sono gli obiettivi, quali sono... E allora è fondamentale entrare in tutte le istituzioni. Ora, come sapete, noi in Sicilia abbiamo il sindaco di Ragusa con tutta la giunta, stanno facendo un ottimo lavoro, certo con alcune difficoltà, perché la vecchia politica cerca sempre di metterti i bastoni tra le ruote per poter dire tu non hai fatto bene visto che non sei capace. Però è fondamentale stanno dando un esempio di buona amministrazione. Abbiamo i 14 alla regione che stanno facendo un lavoro eccezionale, loro da sempre hanno detto: questa amministrazione, questo Crocetta che si è venduto come una persona diversa dalla vecchia politica, alla fine è tutta una cosa, sta facendo il rimpasto, c'è l'ARS che è bloccata da più di 2 mesi, non si riuniscono in commissione, perché è tutta una questione di potere, di soldi e di consensi elettorali. Noi siamo lì vigilando, stando sulle cose, abbiamo fatto diversi incontri anche con voi a Palagonia per le arance, perché a noi interessa trovare le soluzioni per i problemi. Poi abbiamo dei consiglieri comunali, ora siamo al Parlamento, siamo tanti, siamo compatti, la gente ci comincia a venire da noi. Questi incontri per noi sono un motivo anche per raccogliere delle istanze, delle esigenze. Noi siamo dei portavoce, quindi dovremmo tramutare in legge quelle che sono le esigenze che ci vengono da voi. E allora approfittate di quando andiamo in giro, noi non veniamo solo per insegnarvi qualcosa, chiaramente veniamo per raccontarvi tutto quello che l'informazione di massa non fa sapere, però anche approfittate, usateci affinché possiamo veramente fare delle proposte di legge, che poi non vengano accettate, va bene, non fa niente. Noi alla prossima tornata probabilmente saremo al governo e avremo già una base su cui lavorare, già delle proposte di legge su come si devono fare le cose e come vogliamo che siano fatte, perché non abbiamo le mani legate, non dobbiamo chiedere grazie a nessuno e saremo liberi di operare in una maniera razionale. E allora io vi ringrazio, resto qui a disposizione vostra per eventuali domande e curiosità che avete da pormi, e passo la parola ad Alessio Villarosa. Ciao Ornella, grazie. Buongiorno a tutti, sono Alessio Villarosa, sono in Commissione Finanze, Banche, Assicurazioni, Tasse, cose molto molto interessanti che non piacciono a nessuno, però sono da seguire. Tanto volevo dire a Ornella, politico, glielo dice a qualcun altro, a me non me lo dice, per cominciare. E poco fa parlavo con uno di voi e mi diceva: sai, non pensare però che se vinciamo le europee quelli demordono, anzi si uniranno e saranno ancora più forti di prima, lo faranno apposta, ci verranno contro. Io gli ho risposto: guarda, ormai la strada è spianata,
ormai la nostra strada è spianata e arriveremo fino alla fine. Gli unici a poter distruggere il Movimento 5 Stelle sono quelli del Movimento 5 Stelle, nessun altro li può distruggere. Ma perché? Per un semplice motivo, guardate, ve lo spiego, non faccio populismo né demagogia. Quando vai a parlare con qualcuno, chi hai di fronte si rende conto se tu stai raccontando una fesseria, se sei onesto, se sei serio. E la cosa buona del Movimento 5 Stelle è questa, che zero indagati, zero condannati, zero conflitti di interesse. Io personalmente ho venduto la mia azienda, ero un imprenditore, avevo un'azienda, dopo 2 anni di fatica ero riuscito a recuperare l'investimento fatto, ma o faccio questo lavoro o faccio il lavoro che facevo prima. Non posso fare entrambi perché non posso né avere il tempo e avrò sicuramente un minimo di conflitto di interessi, ce l'avrò sempre. Quindi quando noi ci rapportiamo con i cittadini, loro si rendono conto della nostra onestà, e quindi è una questione lenta, è una, come diceva Gaetano, prima, il problema non siamo noi che ci arrabbiamo, siete voi che non vi arrabbiate, siete voi che vi dovete, perché li vivete tutti i giorni. Io ho iniziato ad arrabbiarmi, anch'io ero fermo, vedevo a distanza, ero schifato da questa politica, perché insomma le vediamo tutti i giorni le cose come vanno, finché un giorno la mia azienda, l'azienda per cui lavoravo tanti anni fa, è andata in cassa integrazione. E allora a un certo punto ho iniziato a, insomma, mi sono messo in contatto col centro per l'impiego. Il centro per l'impiego, sapete cosa mi ha detto? Mi ha detto: guarda, i soldi della cassa integrazione ti arriveranno fra un mese. E ogni mese era fra un mese. Ho preso io i soldi della cassa integrazione dopo 8 mesi. Non solo, il centro per l'impiego cosa voleva? Voleva che io andassi, ero a Roma, ero ritornato in Sicilia perché non avevo più il lavoro, voleva che andassi a Roma a fare i corsi di formazione. Ho detto: scusate, ma se non mi date i soldi come vengo a Roma? Come me lo pago il treno? Questa gente non ci arriva perché non vive, non sta con noi cittadini, non vive i problemi della gente. Io a Capodanno eravamo in 20, 16 disoccupati della mia età, in 20, 16 disoccupati. Questa gente esce dal palazzo, esce da Montecitorio, va nel ristorante di lusso, poi se ne torna a casa, va a farsi il festino, non sta mai in mezzo alla gente, quindi non si potrà mai rendere conto di quali sono i reali problemi della cittadinanza. Quando gli abbiamo detto che i pensionati vivevano con 498 euro al mese, con 500 euro al mese, che mangiavano con 50 centesimi a pasto, perché poi i conti bisogna farli con i dati Istat, e sono 50 centesimi a pasto, non hanno fatto una piega, perché loro mangiano con 500 euro a pasto. Non ci arrivano. Il nostro restituire i soldi è un segno, non... Ma io vogliamo fare i belli o gli onesti, è un segno di coerenza. Io chiedo al cittadino di stringere la cinghia, la stringo io per primo, e poi neanche la stringo, perché vivo bene, perché ho tutte le spese pagate, quindi vivo bene. Allora non posso avere il coraggio di dire ai miei cittadini: stringete la cinghia, quando io faccio il nababbo. Ci vuole un po' di serietà nella vita, e il Movimento 5 Stelle questo ce l'ha, gli altri no. E poi mi dicono: ma voi li insultate, li chiamate ladri, perché li chiamate ladri? Ogni volta che io non li do insulti così, a prescindere, li argomento. Il giorno la Boldrini mi ha fermato, non puoi insultare, io sto argomentando, non si preoccupa, poi glielo spiego perché glielo dico. Si preoccupi. Quando hanno fatto il famoso decreto su Banca d'Italia, ce l'hanno detto di tutti i colori, no, serve per dare più indipendenza a Banca d'Italia. E abbiamo un decreto oggi, e giovedì in commissione mi hanno detto: no, dobbiamo prendere le aziende private perché Banca d'Italia non è indipendente. Ma come? Gli avete regalato 7 miliardi e mezzo alle banche, ve l'abbiamo detto, Federconsumatori, BCE, Corte dei Conti, tutti quanti mi hanno detto no, era per l'indipendenza, e ora mi dici che non è più indipendente? E allora quando tu hai preso quei 7 miliardi e mezzo e li hai messi nel capitale sociale, io ho visto che le mie riserve, le riserve nostre, di noi cittadini, da 24 miliardi e mezzo sono diventate 16 e mezzo, e tu me lo chiami trasferimento, io non te lo chiamo trasferimento, te lo chiamo furto, e a te ti chiamo ladro. E ti ho spiegato perché ti chiamo ladro. Vedo che ci sono molti pensionati, anzi prima ce n'erano di più. Volevo spiegare, l'ho spiegato ieri, perché
non si riescono ad aumentare queste pensioni d'oro, perché tutti quanti dicono ma come andate voi e non ci riuscite, loro è 10 anni che dicono le pensioni d'oro non riescono a diminuirle, non riescono ad alzare le pensioni minime. C'è un giornale in quel bar al Tropical, c'è il giornale di Sicilia, alla seconda pagina potete leggere cosa sta succedendo in Italia, cosa sta succedendo in Europa. La famosa forbice, cioè i ricchi distanziati dai più poveri, si sta allargando. In quel giornale potete leggere che 10 famiglie italiane detengono la ricchezza di 500.000 famiglie italiane. E io vi dico che il 10% degli italiani detengono il 50% della ricchezza del nostro paese. E credo che una piccola parte di questa ricchezza sia anche fuori, nei paradisi fiscali. Perché mentre si va a prendere lo scontrino del commerciante che non ce la fa, che sbaglia a non fare lo scontrino, ma che non ce la fa perché questo Stato non gli permette di vivere, e gli vai a fare la multa, gli vai a chiudere il negozio, permetti a queste persone di portarsi milioni di euro in Svizzera e in Lussemburgo e ti stai zitto. Questo è quello che noi dobbiamo cambiare in Europa. Perché le pensioni d'oro non sono aumentate, noi l'abbiamo registrato, nessun giornale, nessuna informazione, per questo vi dovete, scusatemi il termine, incazzare anche con l'informazione, nessun giornale ne ha parlato. Noi abbiamo registrato un lobbista, un portatore di interessi, di livelli, il lobbista, il portatore di interessi, con la foto l'abbiamo registrato mentre diceva sono troppo bravo, sono troppo forte, sono riuscito a convincere il presidente della commissione del PD. Speranza ha presentato l'emendamento perché noi li abbiamo stressati, abbiamo presentato leggi sulle pensioni d'oro, mozioni, interrogazioni, interpellanze, da quando siamo arrivati, perché è uno schifo, è una vergogna avere 3-4 pensioni da 40.000 euro senza contributi con pensioni che ne prendono 500. Arriva l'emendamento e questo qui sono riuscito a farglielo ritirare. Mi hanno chiamato tutti questi professori, tutta questa gente, questi politici, questi che prendono 40.000, così tranquillo al telefono. Pensavo ci fossero gli amici loro, perché là sono tutti amici loro, sentono queste cose e poi non ve le dicono. Se le tengono tra di loro, si difendono. PD e PDL litigavano, le avete visti? Erano fidanzati, li abbiamo fatti sposare finalmente. Hanno dimostrato a tutti chi sono. Sì, perché poi rimangono scioccati. Quando siamo arrivati, questa la racconto, quando siamo arrivati giravano, dicevano, ma chi sono questi qua? Questi chi sono? Dicono le cose come, dicono la verità, sono onesti. Onesti, che significa onesti? Cercavano il vocabolario, non sanno neanche cosa significa onestà. Non hanno la minima idea. E perché voi vi preoccupate delle arance? Giusto? Questo è il paese dei carciofi, è un paese che aveva una sua ricchezza e che man mano la stanno distruggendo. Perché? Perché noi siamo un paese di gente in gamba e intelligente. Perché dico questo? Perché siamo l'unico paese al mondo con una percentuale di imprenditori pari al 99%. Non esiste un paese al mondo come l'Italia. Ognuno in Italia faceva l'imprenditore. Tutti imprenditori. Ed era la nostra ricchezza, abbiamo sempre vissuto bene grazie alla piccola imprenditoria e ce la stanno distruggendo. Perché ce la stanno distruggendo? E poi chiudo perché vorrei far parlare i nostri candidati. Perché ce la stanno distruggendo? Vi spiego come funziona in Italia. Questi lobbisti, questo che abbiamo registrato, come funziona in Europa? In Europa sono legali, sono legittimati a stare là dentro e a lavorare durante i provvedimenti delle commissioni. Cioè, vi faccio un esempio. Allora prendiamo 4 piccoli agricoltori di Ramacca, ok? Poi pigliamo 4 piccoli bottegai di Ramacca e 4 piccoli parrucchieri di Ramacca, ok? Mettiamo il caso che oltre a questi 4 parrucchieri, questi 4 bottegai, ci siano poi un grossista di carciofi, grande, un grande imprenditore, un grossissimo parrucchiere e un supermercato enorme. Ma sapete come funziona in Europa? Il grande supermercato lavora col sindaco, il grande parrucchiere lavora col sindaco e il grande, chi è rimasto? Il grossista di carciofi lavora col sindaco. Tutti gli altri col sindaco non hanno neanche il diritto di parlarci. E allora noi siamo stupidi o vogliamo liberarci da queste catene?
Vogliamo credere che il grande supermercato, il grande parrucchiere parleranno col sindaco e gli diranno di fare qualcosa che va bene per tutti i commercianti, o penseranno a farsi fare le cose solo per loro stessi? Voi permettereste che queste persone stessero a diretto contatto, a stretto contatto col sindaco e gli altri no? Lo permettereste? L'Europa lo permette. L'Europa lo permette. Loro sono stati capaci, abbiamo fatto una guerra con gli OGM, l'abbiamo vinta, con questo trattato, lui parlava bene lei, si potrà di nuovo, cioè abbiamo questo pericolo, avendo questi nuovi accordi con altri paesi, probabilmente altri prodotti OGM riusciranno ad entrare qua, in Italia. Se riusciamo a bloccarli, loro cercano di aggirarci, tanto l'informazione non ci racconta niente, l'informazione ci tiene all'oscuro, e allora un tempo non ce l'avevate la possibilità, lo capivo, perché anch'io, no? Quello mi raccontava, io lo vedevo, no? Veniva quello del PD, oh vabbè sai noi facciamo questo, però lo vedevo, lo sentivate pure voi, sì vabbè ma lui vuole il voto, poi mi fa il favore, poi andava quell'altro. Oh, ti faccio questo, tu mi dai il voto, non ti preoccupare. Perché io, una persona onesta, dice, ma come faccio a mandare una persona che viene qua e mi dice che mi fa un favore? Se fa un favore a me non lo fa agli altri. Se fa un favore a me fa un danno agli altri. E allora, una cortesia, siccome hanno anche abbassato il reato sul voto di scambio, lo sapete, gli anni di carcere per il reato sul voto di scambio, hanno detto che noi facevamo ostruzionismo. Eravamo noi il problema, siamo noi che diciamo sempre no, diciamo no perché abbassano le pene per i mafiosi. Sì, io dico no con orgoglio, perché i mafiosi devono scomparire da questa terra. Allora fatemi una cortesia, quando viene qualcuno a chiedere il voto, fatemi una cortesia, mandatela a quel paese. E per cambiare questo paese facciamo una cosa, noi del Movimento 5 Stelle i favori non li facciamo a nessuno, per farli a tutti quanti. Grazie. Ignazio è il nostro candidato, uno dei nostri candidati alle europee.